Buongiorno a tutti, da Pier Giovanni Salimbeni e benvenuti nel mio canale dedicato al mondo delle ottiche. Oggi, grazie alla collaborazione di Kowa Optimet Deutschland, ho avuto la possibilità di testare il nuovo spotting scope della serie TSN 88. Mi è stata spedita la versione kit, quindi comprensiva dell'oculare zoom TE11VZ, che vi ricordo è un 25-60x. Il costo totale del kit è di 3.448 euro IVA inclusa. Ho impiegato circa 2 mesi per produrre questa recensione, poiché grazie ai vari accessori ricevuti ho potuto utilizzare il Kowa non solo nella mera osservazione naturalistica e sfruttando la tecnica del digiscoping, ma anche per le osservazioni astronomiche, sia con 2 moltiplicatori come vedrete, sia con dei comuni oculari astronomici. Per questo motivo questa video recensione sarà più lunga dei classici 8-10 minuti. Vi ricordo inoltre che su Binomania è presente un lungo articolo che è possibile leggere utilizzando il link qui in alto. Noi comunque iniziamo tra poco dopo la breve sigla. Prima di addentrarmi nel vivo di questa recensione, mi sembra doveroso illustrare sinteticamente le modifiche effettuate dai progettisti. Ricordo infatti ai lettori che il precedente modello nacque nel 2006 e per 16 anni è riuscito a guadagnarsi un posto tra i primi della classe. Innanzitutto ha un nuovo trattamento sulle superfici ottiche. Gli ingegneri giapponesi infatti hanno migliorato la trasmissione luminosa sulla lunghezza d'onda visibile all'occhio umano. I colori ora appaiono più naturali e brillanti, l'immagine è anche più luminosa. Ed è presente inoltre il trattamento idrofobico KR che evita l'agglomerazione delle gocce d'acqua, facilita il disappannamento delle lenti oltre che la pulizia. Lo scafo adesso è ancora più leggero, infatti il precedente modello era composto da uno scafo di magnesio e di alluminio. Il nuovo modello ora possiede uno scafo interamente di magnesio per una maggiore leggerezza. Come vedete, inoltre la nuova serie TSN 88 riprende le forme e il design della serie da 99 mm. Non è stato stravolto, ma ritengo che le piccole modifiche abbiano migliorato il design e l'ergonomia rispetto al modello precedente, oltre a evitare il deperimento della verniciatura a causa dello sfregamento del sudore delle nostre mani. Inoltre ora c'è una maggiore sicurezza nel fissaggio sul cavalletto perché è stato creato un piedino maggiorato che accoglie 2 filettature da 3 ottavi con riduzione a 1/4. In questo modo sarà possibile bloccare con maggiore sicurezza lo spotting scope oltre che bilanciare con maggiore precisione lo strumento, giacché è possibile utilizzare piastre molto lunghe. È stata inoltre modificata la posizione della filettatura per il filtro obiettivo. Il modello precedente infatti possedeva una filettatura nella parte esterna del paraluce. Questo accorgimento comportava lo spostamento continuo del filtro, nonché la possibilità di generare riflessi e luce diffusa, abbassando nel contempo il contrasto. Il nuovo Kowa TSN 88 beneficia invece di una specifica filettatura presente nei pressi della cella obiettivo. È anche presente un nuovo sistema di aggancio dell'oculare grazie al pulsante recente che abbiamo già visto sulla serie TSN 99. Questo nuovo pulsante, oltre che più affidabile, è decisamente facile da utilizzare anche in inverno, indossando i guanti invernali. Inoltre è stato migliorato il mirino nei pressi dell'obiettivo ed è stato creato anche un piccolo mirino, come vedrete da poco, che si aggancia direttamente all'oculare. Ricordo ai lettori infatti che le difficoltà di puntamento e inquadratura in uno spot and scope angolato sono sempre dietro l'angolo. All'interno dell'articolo poi potrete leggere qualche informazione anche riguardo il packaging e io adesso però vi sintetizzo semplicemente gli altri accessori aggiuntivi che ho ricevuto per compiere questa recensione. Ho ricevuto il TSN DA10, che è un adattatore fotografico che ho utilizzato con l'anello AR46 per collegare le mie mirrorless OMD OM5 Mark II e Mark I e lo Zuiko 17 mm e il 25 mm all'oculare TE11VZ. Un adattatore TSN DA1 AR30 per collegare direttamente all'oculare le fotocamere compatte con un obiettivo con filettatura da 30 mm. 2 moltiplicatori di focale Kowa TSN X
X16 che moltiplicano 1,6 per, e vi anticipo che ho addirittura potuto utilizzarli entrambi, cioè quindi insieme, per raggiungere circa 154 per. Inoltre ho avuto il piacere di provare i nuovi Twist Up Lockers, che sono degli interessanti sistemi di spaziatori che consentono di regolare la distanza del paraluce dalla lente di campo dell'oculare per favorire un'inquadratura priva di vignettatura o di effetto blackout. Inoltre ho ricevuto anche due adattatori astronomici, il TSNA S1-25K che ha due grani di regolazione e il TSNA S1-25 con due grani interni, che consente un po' di abbassare il pescaggio del fuoco, favorendo ove possibile l'utilizzo di alcuni oculari che lo richiedono. Il nuovo Spot & Scope Kowa TSN88 è disponibile in due versioni, la A angolata e la versione S straight, ossia dritta, che strizza l'occhio ai tiratori sportivi e all'attività venatoria. Come vi ho anticipato, il telaio è composto totalmente lega di magnesio ed è stato utilizzato il processo di stampaggio di leghe tixotropiche. Si tratta di uno stampaggio a iniezione di magnesio che consente di ottenere degli scafi ottici con delle forme complesse, precise, leggere ma robuste. La mia bilancia elettronica infatti ha stimato un peso senza oculare di 1468 grammi, che diventano 1842 montando l'oculare zoom. Ciò che non è cambiato, e penso proprio non ce ne fosse bisogno, in realtà è l'ottimo sistema di messa a fuoco. Si tratta di una ghiera coadiuvata da un sistema di demultiplica che facilita la precisione durante la fase di focalizzazione più critica, come ad esempio la regolazione del punto di fuoco del display della propria macchina fotografica durante la tecnica del digiscoping anche a 2000-3000 di focale. La distanza minima di messa a fuoco di questo esemplare che ho calcolato è stata esattamente di 4,5 m a 25 per e di 4,70 m a 60 per. Da queste distanze ho dovuto ruotare la manopola per raggiungere l'infinito di poco meno di 2 giri. Rispetto alla concorrenza, Kowa è l'unica azienda a utilizzare inoltre puro cristallo di fluorite nei suoi strumenti al top della gamma. Le altre aziende infatti si avvalgono di vetri ed nella cui miscela talvolta è presente anche la fluorite. Oltretutto, come sapete, i vetri miscelati sono più facili da lavorare rispetto al cristallo di fluorite, che su diametri superiori ai 60-70 mm richiede una notevole abilità costruttiva. Uno dei maggiori pregi dell'utilizzo del cristallo puro di fluorite su strumenti dotati di rapporti focali così aperti è senz'altro l'ottimo contenimento dell'aberrazione cromatica. Vi anticipo anche le aberrazioni cromatiche geometriche, anche se nell'articolo le troverete esposte in maniera molto più esaustiva. In linea di massima l'aberrazione cromatica è pressoché assente. L'ho cercato osservando il bordo lunare, i rapaci in controluce, gli aerei in controluce, ma non si nota. Addirittura è invisibile con due moltiplicatori montati a cascata, come potete vedere in questa ripresa lunare. La curvatura di campo è ottima nell'uso di diurna e si nota solo un po' di distorsione angolare ai minimi ingrandimenti, e nell'uso astronomico sempre a 25-30 per ai bordi del campo ho percepito un poco della coma e dell'astigmatismo. Ora mi sembra doveroso di fare anche una disamina su quanto ho appurato durante l'utilizzo del digiscoping. Diciamo che durante questo test mi sono avvalso principalmente del Kowa TSN DA10, perché amo particolarmente le piccole mirrorless micro 4 terzi per questo genere di tecnica. Ho beneficiato comunque con le OMD M5 Mark 1 e Mark 2 di immagini sempre nitide e contrastate anche a lunga distanza, dove, come potete vedere in questo caso di ripresa delle Alpi, l'unico limite era imposto dalla turbolenza atmosferica. Per quanto riguarda invece il phone scoping, devo ammettere che dopo aver provato l'adattatore universale per smartphone, lo Smartoscope Vario, che sarà oggetto di un successivo test, non riesco più a utilizzare altri adattatori. Di fatto questo adattatore è molto robusto, affidabile e consente di adattare alla perfezione i miei smartphone agli oculari Kowa, ma anche a tanti altri oculari, grazie al sistema universale multiregolabile. Per quanto riguarda l'osservazione naturalistica, vi posso dire che il nuovo trattamento delle ottiche concede un'ottima neutralità delle immagini, che appaiono anche decisamente brillanti. Infatti più volte ho avuto il sentore di osservare con uno strumento dal diametro maggiore. Nell'osservazione dei rapaci ho apprezzato l'ottima resa dei colori e in controluce l'eccellente contenimento dell'aberrazione cromatica, soprattutto agli alti ingrandimenti, dove talvolta anche la miglior concorrenza esibisce un lievissimo residuo di colore.
Nulla da eccepire come sempre per ciò che concerne l'oculare zoom, il TE11VZ, che si è rilevato ancora una volta uno zoom ben corretto sia per le aberrazioni cromatiche sia per quelle geometriche e con un contrasto che era paragonabile a oculari in ingrandimento fisso di alta qualità prodotti da note aziende del settore astronomico. Il sistema demultiplicato rimessa a fuoco che ben conosco è perfetto per inseguire soggetti in rapido movimento, ma nel contempo per soffermarsi su particolari più fini. Turbolenza atmosferica a parte, sono riuscito a godermi i particolari di una poiana posata a circa 150 metri di distanza grazie all'utilizzo del moltiplicatore EX16 che porta gli ingrandimenti a quasi 100x, sono 96 ingrandimenti. Ho anche compiuto qualche osservazione crepuscolare, purtroppo il periodo qui nella mia valle è stato contraddistinto da affascinanti tramonti con nebbia, che se in parte rovinavano i miei test mi hanno anche concesso di assaggiare il contrasto e la luminosità fornita dal COVA 883. Rispetto a uno spot in scopi di media gamma di circa 1800 euro con un diametro di 85 mm, il dettaglio sui caprioli era superiore nel COVA, che grazie anche a un ottimo contrasto riusciva a mostrare dettagli che erano decisamente flebili nello strumento più economico. Lo stesso dicasi per la brillantezza e la trasmissione luminosa. Insomma, questo nuovo COWA è più simile a un ottimo 95 mm che a un classico telescopio terrestre d'osservazione da 85 mm di diametro. Per ciò che concerne l'osservazione astronomica, all'interno dell'articolo troverete veramente un'ampia disamina riguardante le mie impressioni, osservando la Luna, Giove, Marte, Saturno e il cielo profondo, sia con vari oculari astronomici sia con lo zoom e i due extender. Sono riuscito a mettere a fuoco con un oculare super da 3,8 mm i nuovi oculari forniti gentilmente da Auriga, che sono i Premium Flat Field da 5,5 mm. Poi ho potuto osservare con profitto con tutti gli altri oculari che utilizzo da anni, come i Takashi Leo, gli ILA, i Vixen LV all'antanio. Ho anche avuto la possibilità di comparare le immagini ottenute con l'oculare zoom e i due extender, quindi un vero treno di lenti, e i più semplici oculari astronomici di focale inferiore tra i 5 mm e i 2,8 mm. Le mie impressioni in sintesi sono che incredibilmente sulla Luna a quasi 155x con l'oculare zoom originale due moltiplicatori COWA non ho notato alcuna aberrazione cromatica, lo stesso dicasi per Giove, Saturno e Marte. Ovviamente con ottimi oculari astronomici la luminosità percepita è maggiore, così come un po' il contrasto, ma pensavo onestamente di vedere molte più differenze per quanto riguarda la luce diffusa, quindi un complimento a COWA per il trattamento antiriflessi. Giove mostra varie bande e dettaglia l'equatore, compresa la grande macchia rossa e i transiti di satelliti galileiani. Saturno mostra la divisione di Cassini, lo scurimento dei poli e alcuni dettagli sulla zona equatoriale. Mastri mi ha fatto vedere le zone chiare dei poli e la Sirtis Major. Per quanto riguarda l'osservazione del cielo profondo, anche se potevo valermi di tanti altri oculari, ho utilizzato più che altro l'oculare zoom della COWA perché mi piaceva molto la possibilità di osservare gli oggetti e gli asterismi a bassi ingrandimenti per poi far esplodere, in alcuni casi, i dettagli. L'oculare zoom della COWA si è rilevato ottimo anche in questo genere di osservazioni, anche se a bassi ingrandimenti si percepisce un poco di coma astigmatismo agli estremi bordi del campo, che però migliora sino quasi sparire a 60x. A livello di luminosità mi è parso simile al mio Mazutov da 127 mm di diametro, quindi pensate quanto sia luminoso questo treno ottico di alta qualità. Prima di concludere vorrei comunque rispondere a una domanda che penso si faranno in molti, ma è meglio l'oculare zoom più due moltiplicatori o dei semplici oculari astronomici? Allora, se si possiede un moltiplicatore direi che visto il contrasto fornito dal COWA sia possibile divertirsi senza particolari problemi con gli accessori di serie, se si vuole arrivare a circa 100x. Per quanto riguarda l'utilizzo di due moltiplicatori in cascata, posso confermare comunque un'ottima resa osservando la Luna. Ovviamente nell'osservazione dei pianeti ho preferito avvalermi di semplici oculari astronomici, come ad esempio i nuovi oculari che vi ho già detto sono stati forniti gentilmente da Auriga, o un super da 3,8 mm che ha fornito a un prezzo irrisorio delle immagini interessanti di Giove e di Saturno. Il migliore compromesso di qualità comunque l'ho ottenuto con un solo moltiplicatore e gli oculari Takashi e LE. Anche Vixen LV all'antagno, che insomma sono dei prodotti degli anni 90, se la sono cavata bene, seppur mostrassero una lieve tonalità calda e aumentassero un poco la luce diffusa.
È giunto adesso il momento di parlarvi dei pregi e dei difetti. I pregi, come avrete capito, sono innumerevoli. Innanzitutto l'ottica con lente al cristallo di fluorite, un'ottima luminosità, un'ottima correzione dell'aberrazione cromatica anche a 153x con due moltiplicatori di focale, nitido e contrastato, presenta un'ottima neutralità dei colori. Inoltre le nuove modifiche meccaniche sono senz'altro utili. Forse il sistema più completo per fotografare e il giusto compromesso tra trasportabilità, potere risolutivo e luminosità rispetto al più grande TSN 99. Tra i difetti onestamente è difficile trovarne, molto probabilmente alcuni appassionati forse potrebbero non apprezzare l'assenza di armatura in gomma, ma esiste comunque una custodia da campo decisamente funzionale. Il prezzo ovviamente anche in questo caso non è per tutti, ma è ben allineato alla concorrenza più agguerrita. In definitiva, dopo varie settimane di test sul campo, ritengo che Kowa con questo nuovo aggiornamento della serie TSN 88 abbia alzato di nuovo l'asticella anche nei confronti dei prodotti della concorrenza, che ancora ad esempio difettano di un'ampia gamma di accessori per la fotografia o della presenza di vetro in puro cristallo di fluorite. Pareva impossibile migliorare un prodotto come il modello precedente, nato nel 2006, e per certi versi ancora un agguerrito concorrente nella fascia degli 80 mm. In realtà, dopo aver sfruttato per molte ore sul campo, sia in mezzo alla natura che sotto il cielo, mi sento di confermare che Kowa è realmente riuscita ad apportare dei miglioramenti che si sono rilevati molto utili sia per osservazioni naturalistiche che per quelle astronomiche e per il digiscopy. Il Kowa si è rilevato uno strumento dotato di un eccellente contrasto, di un'ottima nitidezza e di una naturalità e brillantezza dei colori che è migliorata rispetto alla precedente versione. È perfetto da usare con le mirrorless micro 4 terzi e con lo smartphone e lo smartoscope vario e dispone inoltre di una innumerevole serie di accessori fotografici e per le osservazioni. Penso che dovrebbe essere preso come esempio da tutte le altre aziende del settore come accessoristica in dotazione. I raccordi astronomici inoltre permettono l'utilizzo di oculari astronomici e in questo caso si trasforma in un ottimo rifrattore da 85-90 mm con una luminosità di un telescopio, ad esempio un Matsudov da 127 mm. Ovviamente non lo consiglio come mero strumento astronomico, ma è un eccellente strumento per osservazioni naturalistiche che si presta egregiamente alla fotografia e non delude neppure nell'osservazione astronomica. L'oculare zoom inoltre è ottimo e sfruttabile per tutto il range di utilizzo senza perdite apprezzabili di nitidezza o di contrasto, così come il moltiplicatore, che è incredibilmente sfruttato anche con un altro suo simile nell'osservazione di soggetti ad alto contrasto come la Luna per arrivare a oltre 150 ingrandimenti. Vi ripeto il prezzo: il costo totale del kit è di 3.448 euro IVA inclusa. Io ringrazio il dottor Gunther Reisner di Kowa Optimet Deutschland per aver fornito questo strumento e i vari accessori, consentendomi di citare le mie impressioni personali. Termino qui, spero che questa recensione vi sia piaciuta. Noi ci vediamo come sempre su questo canale YouTube, sui due siti ufficiali che sono binomania.it e termicinotturni.it. Potete anche venirmi a trovare su tutti i social che troverete nella sigla finale. Se ancora non l'avete fatto, potete iscrivervi a questo canale gratuitamente per rimanere sempre aggiornati premendo sull'icona qui in alto. Un caro saluto a tutti da Pier Giovanni Salimbeni e buone osservazioni. Ciao ragazzi!